e bentornati sul canale! Finalmente sono tornata dopo un mese intero in cui non ho caricato video e mi dispiace veramente tanto perché sono stata impegnata con il lavoro, con i miei impegni personali, poi il caldo. Vi giuro, non ce l'ho proprio fatta a fare un video con il caldo afoso che c'è stato qui, anche perché, ve lo ripeto, l'ho detto anche nel video precedente, non avendo il condizionatore non mi viene nessuna voglia di fare un video. Infatti con questi fari addosso credo che gronderò di sudore, però va bene, andiamo avanti. Poi vi ho promesso nel video precedente, oggi parliamo degli acquisti che ho fatto sul sito Shinside, il vecchio sito Shinside, dove ho acquistato alcuni capi. Li ho acquistati io, non me li hanno inviati, li ho proprio acquistati io con i miei soldi. E volevo appunto parlarvi degli aspetti positivi e negativi di ciò che ho comprato. Non è tanta roba, però devo dire che da una parte sono rimasta felice e dall'altra un po' scontenta. Parto forse dal capo migliore che mi è arrivato, che è praticamente questo vestito che vi faccio vedere, ovviamente indossato, perché è impossibile farvelo vedere così. Questa è la fantasia. Vi faccio vedere sia il capo, diciamo la foto del capo sul sito, che quello indossato da me. Devo dire che effettivamente è uguale alla foto, anzi secondo me è anche molto meglio dal vivo. Il tessuto è buono, l'unica cosa è un po' pesante. Ottimo secondo me per le sere un po' più fresche. Io l'ho utilizzato per un matrimonio ad agosto e non faceva molto caldo, quindi è stato veramente perfetto. Ha uno spacco davanti sulla gamba, non è esagerato. Devo dire che mi è piaciuto veramente molto. Questo l'ho pagato 17 euro circa e vi lascio giù il link così lo potete vedere in caso acquistare. Io ho preso una S ed è perfetta. Mi raccomando, se acquistate misuratevi col centimetro e non avrete problemi. Poi, altro capo che ho acquistato ed è un po' più sportivo è questo jumpsuit. Vi faccio vedere anche questo, sia la foto originale che quella addosso a me. Devo dire che come tessuto è molto molto fresco, molto leggero, ottimo per l'estate. L'unica pecca è l'allaccio dietro, che praticamente per allacciare bisogna stringere e fare il nodo e diventa scomodo, soprattutto se andate spesso in bagno come me. Stare lì dietro a slacciare ed è molto difficile, ecco, o non andate in bagno per niente e quindi va bene così, oppure vi dovete far sempre aiutare per slacciare dietro il nodo. Una tutina per tutti i giorni molto fresca e niente male, insomma. Anche questa pagata poco, vi lascio sempre giù il link del capo. Ma passiamo a un altro capo che non mi è piaciuto tanto, eppure per questo capo quando lo vedevo io morivo perché era troppo 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 bella, ed è questa camicia fatta con questi fiori davanti cuciti e tutti i volant ai lati. Questa è la camicia ed è una S gigantesca, cioè proprio grande grande grande. Lo so che queste tipologie di camicie si utilizzano così, però addosso a me sembra un grembiule dell'asilo e non mi piace molto. Infatti pensavo di farla stringere perché è proprio carina, è proprio bella, mi dispiace veramente tanto. È fatta così, purtroppo è larga, non ci posso fare niente, è una S, non ce n'ho, o addirittura una XS se non mi sbaglio, perché mi ricordo di aver preso la XS, quindi è proprio grande come camicia. Spero di riuscire a farla stringere perché è fatta bene 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 bene, è fatta benissimo, anche i ricami sopra sono perfetti, non c'è nulla che non va, qualche filo ma nulla di particolare, e la camicia è fatta bene, quindi spero di riuscire a farla stringere un pochettino, anche se la vedo un po' dura come cosa. Dopodiché un'altra camicia che non ho qui perché l'ho messa a lavare è questa che vi faccio vedere, e questa è bellissima, così come la vedete l'acquistate, è bellissima, è tutta bianca con i volant sul seno e ha questa parte qui trasparente sempre con dei fiori ricamati, molto molto bella, calza bene, è una S non stretta aderente ma di quelle che vanno un po' larghe ed è molto molto carina. Un'altra cosa che ho acquistato che mi è piaciuta molto è questo completino qua. Allora, questo è pantaloncino e poi c'è il sopra che è un top, un crop top ricamato. Allora, ve lo faccio vedere indossato. No,
non è male, è un completo fresco, devo dire la verità, e niente male. Il fatto che siano due pezzi e pagate un unico prezzo è molto comodo, perché il pantaloncino poi lo potete utilizzare anche con qualcos'altro, idem il top. Lo trovo fresco anche come tessuto. Il pezzo di sopra secondo me poteva avere delle coppe o qualcosa simile, perché schiaccia un po' il seno, ecco, soprattutto se avete un seno grande, lo va un po' a schiacciare, però tutto sommato non è male, il completo è molto carino, anche questo pagato poco. Un altro capo che ho acquistato è questo qui, cioè è una gonna, è questa gonnellina qui con tutti i ricami sotto bucherellati, semplicissima, a campana. Allora, è un po' stretta, io ho preso la S, forse dovevo prendere la M, però l'ho fatta allargare, cioè siccome sopra ha una molla l'ho fatto scucire e ho fatto allargare la molla, e non è affatto male, quindi si è potuto fare questa, ho potuto fare questa cosa, quindi diciamo ho salvato il capo. È molto carino perché ha tutti questi ricami sotto, cioè sia di questo colore bello, è anche nero, non è trasparente la gonna, è un tessuto non leggerissimo, però neanche pesante. Se fosse stato troppo leggero la gonna sarebbe svolazzata con un po' di vento, invece essendo un po' più pesante come tessuto la lascia appunto al posto suo. Molto bella questa gonna. Allora, avevo acquistato un altro capo che però non mi è arrivato, ma mi è stato rimborsato, perché quando ho acquistato il capo c'era. Però nel frattempo che l'ordine va in porto e che loro, diciamo, scalcolano, tra virgolette, i soldi dalla vostra PayPal, magari quel capo era già stato prenotato da qualcun altro e non, il sito non mi ha avvisato. Quindi nel momento in cui io l'ho acquistato mi diceva che c'era quel capo, ma poi effettivamente il capo non c'era più. Quindi dopo che ho fatto il pagamento e che dopo che il mio vestito era stato messo in carrello, ho visto appunto nell'ordine che mi è stato rimborsato il prezzo di quel vestito che avevo ordinato perché non c'era più. Peccato, perché era molto carino, era sempre un jumpsuit bianco e vabbè, ve lo faccio vedere, molto carino. Magari in un prossimo ordine, non so quando, perché tanto ormai l'estate è finita, vedremo se acquisterò qualcos'altro. Allora, i capi sono arrivati in circa 2 settimane, diciamo che sono stati abbastanza veloci. È arrivato con corriere, quindi tutti ben imballati e perfetti. Io avevo già acquistato da Shinseiden e mi sono sempre trovata abbastanza bene, quindi anche questa volta mi ci sono trovata bene. L'unica cosa che vi consiglio di guardare quando acquistate su questi siti è sotto nelle recensioni, ovviamente tutti i commenti, e se qualcuno ha messo la foto del capo indossato, così che voi magari siate anche un po' più sicure nell'acquistarlo. Ecco, tutto qui. Comunque, questo è tutto, spero che comunque i miei acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere quali tra questi magari vi è piaciuto un po' di più. Io ho adorato il vestito, cioè l'ho messo a un matrimonio, ha fatto furore, è veramente spettacolare, bello, particolare, mi piace tantissimo, ve lo straconsiglio se pensate appunto di andare a qualche matrimonio e magari non sapete cosa mettere, provate ad acquistare questo perché è fantastico. Allora, io vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo, spero, in un prossimo video. Ciao!